sindaco di Mucco, Mirko Zenobi. Ed ora concludiamo la premiazione con il paese che ha vinto il primo oro di questa manifestazione. A premiarli sarà il presidente provinciale dell'Avis, Herman Graziano. Primo classificato per il dodgeball, Sant'Andrea! Voto di rito e un grossissimo applauso, il primo podio Olimpiadi 2019. Allora, grazie a tutti, è bellissimo vedere come nel connubio tra volontariato, donazione e sport si possa vedere così tanta carica che si può tranquillamente spostare verso il bene di tutti. Sport è prima di tutto volersi bene, fare squadra, mantenere stili di vita sani, qualcosa che effettivamente si pone nelle basi del volontariato del donatore di Avis. Costruire dei valori, valori che stanno nella squadra, nella comunità, nello stare insieme, nel condurre una vita sana e nel lavorare insieme per un obiettivo comune. Ecco, questi sono non solo i valori dello sport, ma anche i valori di Avis. Io voglio far dire, non voglio dirlo io, non voglio dirlo io. Io vorrei che all'interno di ogni squadra ci fosse l'idea di dire cos'è per voi sport e donazione. Pensateci un attimo. Iniziamo dal terzo. Cos'è per voi donazione e sport nell'aiutare il prossimo? L'amicizia, prima cosa, lo sport aiuta tanto. E il rispetto verso il prossimo e verso il compagno di squadra, ma anche soprattutto per gli avversari. Come diceva lei prima, dare speranza a delle persone che magari sono in un momento di difficoltà e vincere lo sport è come vincere certe determinate battaglie. Io sarò 20 anni che dono il sangue, quindi per me è normale, però dopo lo sport lo facevo da piccolino, quindi ho mantenuto finché posso stare insieme agli altri, divertirmi e tutto qui. Bravo! Ecco, Avis, io non faccio altro che portare le parole di ognuno che in realtà rappresenta Avis, di qualunque sacca e qualunque goccia, che qualcuno diceva 1 più 1 non fa sempre 2, perché 2 gocce di sangue fanno una goccia di sangue più grande. E allora contribuiamo anche noi con i valori di tutti, i valori quelli veri, a far sì che quella goccia diventi un mare di speranza per tutti. Buonasera amici di Teleschianto, siamo nel comune di Terre Roveresche, precisamente a Orciano, dove si sta svolgendo la prima giornata dell'Olimpiadi dei Quattro Mulini. Qui con noi le istituzioni del territorio, li andiamo a conoscere. Davide Albani, presidente dell'associazione Occhiomenta. Buonasera a tutti. Cristian Andreani, assessore allo sport di Terre Roveresche. Buonasera a tutti. Presidente dell'Avis provinciale Pesaro Urbino, Herman Graziano. È un piacere essere con voi. Il presidente, o meglio la presidentessa, non so se si dice la presidente dell'Avis Mondavio, Betty Marisa. Buonasera a tutti. Alla nostra sinistra Mirko Zenobi, sindaco di Mondavio. Buonasera. Il nuovo vice sindaco e il nuovo consigliere di Monteporzio, il nuovo vice sindaco Luigi Esposto. Buonasera a tutti. E il consigliere Enrico Capotondo. Buonasera. Partiamo con l'organizzatore del torneo, il presidente
dell'associazione che organizza questo torneo Davide Albani. Sesta edizione, un torneo, un'Olimpiade che sta prendendo sempre maggior campo. Sì, abbiamo iniziato nel 2009 per scherzo, quindi ben 10 anni fa, e siamo arrivati ad oggi nel 2019 portando avanti per 10 anni questa bellissima manifestazione. Abbiamo iniziato nel 2009 con la partecipazione di 4 paesi, c'era Mondavio, Sant'Andrea, San Filippo e San Michele, e siamo arrivati ad oggi a coinvolgere ben 8 paesi. E quindi la manifestazione, come hai detto bene te, prende sempre più piede. Facciamo oltre 40 discipline, la manifestazione dura un mese, 4 settimane, e ogni settimana ci spostiamo in un impianto sportivo diverso. Oggi siamo qui a Terre Roveresca, Orciano, poi andremo a San Filippo la settimana prossima, poi a Mondavio per concludere la settimana, che poi finirà con la festa della patata il 13 e il 14 luglio negli impianti sportivi di San Michele al Fiume. Grazie Davide, passiamo, visto che siamo nel suo comune, all'assessore allo sport di Terre Roveresche, Cristian Andreani. Un impianto funzionale, un impianto in continuo miglioramento. Sì, in questi ultimi anni, questi 2 anni che siamo alla guida del paese, del nuovo comune, che veniamo da fusione, come tutti sanno, Piagge San Giorgio, Orciano e Barchi. In questo impianto abbiamo investito, rinnovato gli impianti sportivi, il campetto da beach, di bocce, siamo intervenuti sul palazzetto La Palestra, ho raccolto subito l'invito dell'organizzazione per portare qua l'evento, perché quando ci sono ragazzi giovani non si può dir di no a questa bellissima manifestazione. E ci tengo anche a ringraziare all'associazione e tutti i volontari, perché dietro a questo qua ci sono tutti i volontari che lavorano. Grazie Cristian, non dimentichiamo, come ricordava Cristian, i volontari, il lavoro grosso, grande dei volontari, altrimenti queste manifestazioni non potrebbero avere successo. Esatto. Sì, sì, infatti ci tenevo anch'io a ringraziare ovviamente tutti i volontari dell'associazione, ovviamente di Mondavio, organizzatrice dell'evento, ma tutti i capi rappresentanti di ogni paese che ci aiutano tutti i giorni a montare strutture e a portare avanti questa manifestazione. E questo è il bello della manifestazione, che prima mi ero dimenticata, ma tocca anche i paesi di Barchi, Monte Porzio, Fratte Rosa e Sant'Andrea, che sono piano piano nel percorso olimpico, sono entrati a far parte di questo grande gruppo. Grazie ancora Davide, ci riserviamo di intervistare per ultimi gli esponenti dell'Avis. Passiamo a Mirko Zenobi, sindaco di Mondavio. Una manifestazione che va oltre il tema sportivo, una manifestazione che è aggregazione, che è convivialità, che è amicizia. Sì, come diceva prima Davide, 10 anni, 6 edizioni, e noi a Mondavo siamo particolarmente contenti, perché di 4 settimane che dura, diciamo, tutto il percorso delle Olimpiadi, ospitiamo 3 settimane, una settimana sarà la prossima a San Filippo, poi la successiva a Mondavio e la conclusiva a San Michele. Il successo ormai negli anni è cresciuto sempre di più ed è tutto di questi ragazzi, perché comunque se un'iniziativa di questo tipo fosse stata organizzata dai comuni non avrebbe poi riscosso questo successo. Invece parte dai giovani, e con i giovani è cresciuta, perché vedremo in queste serate tantissimi giovani, ma non solo, perché poi la forza dei giovani è anche quella di aggregare tutto il paese, perché poi nelle varie discipline parteciperanno, nelle varie attività sportive, le persone, diciamo, più comuni anche del paese, che decidono così anche un po' con ironia e per gioco di mettersi appunto in gioco. Quindi sicuramente anche questa sarà un'edizione di successo. Grazie sindaco, grazie Mirko. Passiamo al nuovo vice sindaco Luigi Esposto, anche per te la stessa domanda rivolta a Mirko: momento di aggregazione, momento di amicizia, momento di condivisione importante per questo territorio.
È un vero piacere essere qui a questa manifestazione che ha, come dicevi tu, come scopo fondamentale quello di aggregare le comunità della Valle del Cesano e anche con sia fra giovani e meno giovani e anche con uno scopo solidaristico e di volontariato come quello dell'Avis. Ecco. Siamo molto felici di essere qui questa sera. Grazie. Grazie Luigi, mi hai dato il gancio per intervistare gli esponenti dell'Avis, presidente Herman Graziano, Betty Marisa, rispettivamente presidente provinciale Peso Urbino, presidente Avis Mondavio. Chi parla di voi due? Diamo la parola al presidente provinciale. Presidente, l'Avis una realtà importante, su questo non ci sono dubbi, una realtà importante nella provincia, una realtà che collabora con le varie manifestazioni sportive. È un vostro input quello di collaborare con queste manifestazioni? Per Avis ogni momento per entrare in contatto con le persone del territorio diventa un momento fondamentale per diffondere il messaggio della solidarietà e del sostegno alla vita. Quindi questo ci permette, e lo sport è sicuramente un grande driver, per suggellare questi valori che tra sport e donazione si compenetrano con grande naturalezza. Lo vedevamo proprio nel dialogo che abbiamo avuto con i premiati e quindi su cosa è per loro la donazione e quali valori si accompagnano. E questi sono tranquillamente quelli che sono i valori fondativi di Avis, cioè lo stare insieme, il sostegno, l'amicizia, il aiutarsi, il fare squadra. Ecco, diventa molto importante anche guardando questa carrellata tra gli intervistati di questo momento e vediamo come il fare comunità rappresenta le basi del vivere in maniera piena, in maniera solidale, stare insieme è alla base della mutua assistenza che ha sempre contraddistinto ogni società. Ecco, Avis si avvicina e ha sempre fondato la propria attività su questi aspetti. Ecco, allora la sinergia che si può trovare tra istituzioni e volontariato, tra volontariato e comunità, effettivamente chiude il cerchio. Quindi donare vita significa donarsi all'altro e donarsi all'altro significa dare quella speranza che ognuno di noi cerca nel momento in cui un'altra persona può aiutarlo. Non possiamo che condividere le parole del presidente provinciale Herman Graziano e a questo punto facciamo un appello per recarsi a donare. Non lo vogliamo fare questo appello? Certamente sì, bisogna essere maggiorenni e superare almeno 50 kg di peso, il che dopo si è idonei e venite a donare a Mondavio, nell'Avis di Mondavio. Grazie ai nostri ospiti, da Teleschianto per il momento è tutto, alla prossima.